Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta. 13:03, buongiorno, buon venerdì da Taisi Araio e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Un Calcio alla Radio in diretta come tutti i giorni su Radio Napoli Centrale dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15, ma anche il sabato cambia solo l'orario dalle 12 alle 14. Allora, come state in primis? Finalmente questo periodo di sosta è terminato, domenica si riparte alle ore 20:45 allo stadio Maradona contro il Milan, ma in primis lo sapete come facciamo ogni giorno, come fare per seguirci. Se avete un ricevitore DAB a casa o in macchina, basterà cercare nella lista Radio Napoli Centrale e ovviamente sceglierci. I nostri social network, sia Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, lì potrete anche guardarci, quindi non solo ascoltarci, basta che scriverete Radio Napoli Centrale. La nostra app ormai è d'obbligo e obbligatoria, Radio Napoli Centrale, sia per sistema Android che per sistema iOS. Per chi invece volesse seguirci in streaming, quindi sul web www.radionapolicentrale.it. Inoltre vi ricordo il nostro numero WhatsApp dove potete inviarci dei messaggi o comunque dei brevi audio: 081 19 51 38 36. E allora in primis saluto il nostro generale, che però ha capito che deve farsi da parte. Finalmente oggi è in dolce compagnia con il piccolo Francesco Olandese con noi in regia. Finalmente generale, hai capito che non è arte tua e devi sparire. Saluto, c'è il Masso, ci sta, mi ha detto di sì. Buongiorno al nostro Masso Umberto Chiariello, hai capito Umberto? Oggi che succede? Il generale, ah, prima di tutto la cosa più importante, il corno c'è messo, come vedi. Ecco, siamo, hai capito, vigilia. Il generale ha capito che deve farsi da parte, non è solo in regia, quindi ci siamo liberati di Mario, quindi fuori uno e... Dove l'hai messo il generale? Generale si è nascosto. Generale von Cardillen, dove sta? È accompagnato oggi, ha capito che deve sparire. Hai capito? Ho capito. Noi anche siamo prontissimi e come sapete è il momento che di più aspettiamo, ovvero quello dell'editoradio a cura di Umberto Chiariello. L'editoradio è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta. Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. L'editoradio di Umberto Chiariello. Veniamo al tema del giorno. Il tema del giorno sono i biglietti, come sempre, l'ingresso, le file su Ticket One, la ricerca di avere un posto a Lecce, perché già è partita la caccia al posto a Lecce, si sta attendendo la grande corsa verso la Champions e c'è polemica. Siamo una città particolare, va assolutamente detto, e non so quanto nel resto d'Italia riescano a capire questa nostra particolare e anche particolare litigiosità. Uno dovrebbe immaginare, no, che una città che si dice sempre vive di calcio, vive per il calcio. Vabbè, voglio tenere buona questa affermazione, anche se qualche riserva ce l'ho. Aspetta 33 anni una vittoria. Questa vittoria arriva nel modo più bello e impensabile possibile. Da fuori, o in un mondo normale, si dovrebbe pensare che
si sia tutti contenti, si sia tutti felici, si sia tutti uniti, ci sia un afflato comune, manco per niente. Noi vedremo nella prossima partita col Milan al Maradona e probabilmente anche nelle prossime da qui a finire il campionato uno stadio dove i gruppi organizzati faranno lo sciopero del tifo. E uno domanda e si dice: ma non volevate vincere? Non avete attaccato De Laurentiis per tanti anni perché non ci faceva vincere? E ora che si vince, che succede? Detta così, sembra facile prendersela con i gruppi organizzati per dire: ma allora che tifosi siete? Però se noi andiamo a approfondire un attimo il problema esiste, perché secondo me c'è da un lato una serie di responsabilità gravi da parte dei gruppi organizzati, da un altro una chiusura altrettanto grave da parte delle istituzioni. Vado a spiegarmi. Il regolamento d'uso degli stadi per gli eventi esiste in tutti gli stadi d'Italia e per tutti gli eventi che prevedono una partecipazione, mi pare, superiore a 10.000 spettatori. Non è una cosa che esiste a Napoli, sì, Milano no, Roma sì, Genova no, no, esiste dappertutto. E le norme, che sono poi personalizzate luogo per luogo, non è che i regolamenti sono standard, sono una fotocopia, però rispecchia un regolamento d'uso che nazionalmente è stato emanato. Ma c'è il regolamento d'uso e il regolamento d'uso, nel senso che le norme poi vanno applicate. A Napoli è noto che l'applicazione del questore è particolarmente restrittiva. A Napoli non si possono portare bandiere allo stadio, non si possono portare striscioni allo stadio, non si possono portare tamburi allo stadio, non si possono portare megafoni allo stadio, cioè tutto quel materiale che consente di fare il tifo. Cioè, vabbè, e se è così ci prendiamo la pillola amara. Poi bisogna fare la fidelity card, la carta del tifoso, se no non potete comprare biglietti. E uno dice: dura l'ex, sed l'ex. Poi uno si guarda attorno e dice: ma a Roma ci sono le coreografie, i fumogeni, il tifo, le curve politicizzate, coperte dai politici affini che oggi sono in auge. Roma è cattiva? Vai a Milano e dici: ma pure a Milano ci sono i cori con le coreografie, con i fumogeni, con i tamburi, con i megafoni. Sono due casi? Vabbè, a Genova stanno retrocedendo, che vuoi che tifino? Poi vedi i video e trovi i tifosi della Sampdoria che tifano bandiere meravigliosi, accompagnano la squadra alla retrocessione in maniera meravigliosa. Napoli-Lazio, stadio muto. Ma come, segnato la Lazio, non incitiamo i nostri ragazzi che stanno vincendo un campionato meraviglioso? No, sciopero del tifo. Oh. La partita dopo lo sciopero non c'è. Ma è un tifo da salotto. Ma nell'anno della vittoria non facciamo una coreografia, non facciamo il tifo come si deve? No, il questore non consente. Io per il questore ho una stima e un rispetto massimo, che sia chiaro.
Poi mi chiedo, ma perché non si è provato a ragionare, non si è provato a fare, a dialogare? Io sono sempre contro le chiusure, sono contro le chiusure da ogni tipo e verso venga. E però che cosa succede? Che quei signori delle curve, che giustamente dicono, ma come faccio avanti a fare se non ci fate dare, non ci date il materiale necessario? Che non è materiale che produce violenza, ma chi fa male un megafono, un tamburo? Giusto? Se come incitiamo la gente che viene allo stadio normale, se non la trasciniamo noi? Giusto? Però poi, cosa accade? Che non essendoci previste le standing zone, lo stadio di Monaco, me lo sono studiato proprio per vedere uno stadio che io ho conosciuto perché ci sono stato, l'ho visitato con attenzione, io l'arena del Bayern Monaco la conosco molto bene perché mi sono fatto tutto il tour turistico, me lo sono guardato bene, mi sono visto la pianta. Nella zona gialla c'è la standing zone, che è quella popolare, a prezzi da 15 euro per il campionato e 19 euro per la Champions. Attenzione però, che poi le curve là stanno a 75 e 100 euro. Non vi lamentate dei prezzi di Napoli. Le curve, quelle dove si vede bene, stanno a 70 e 100 euro. Poi quelle in alto costano di meno, 50 euro. Vale. La standing zone c'è, dove stanno gli ultra. Ed è in basso, adiacente al terreno di gioco. C'è una logica, perché essendo attaccata al terreno di gioco è la parte più calda del tifo, che quindi incita i giocatori. A Napoli non c'è. E allora cosa fanno i nostri cari amici ultra? Arrivano, via, levatevi, questo è il posto nostro. La gente dice, ma c'è un biglietto, mio figlio, via, in piedi, tutti in piedi. Parlando con un capo tifoso ieri a lungo, ma ti pare bello? Ah no, la partita si deve vedere in piedi in curva. Ah, e tanto poi noi posti non ce l'abbiamo, la sentito non ce l'abbiamo. Il che è vero, ma non è un buon motivo per aspettare la gente che c'è il biglietto. Poi cosa hanno fatto? A botte sull'autostrada. Un regolamento di conti a Francoforte tra di loro, in Mondovisione. Certo, sono stati attaccati dai tedeschi, quindi hanno reagito, lì non hanno colpe quando ci sono stati gli scontri a Francoforte, perché se ti vengono ad attaccare mica ti difendi pure, ma lì non sono colpevoli, ma certo fare a botte tra di loro in Mondovisione sull'autostrada, ma quelli sono stati romani, che dovevamo fare? Ma quando sono venuti i tedeschi a Napoli per provocare, che avete fatto? Avete accettato le provocazioni? E che facevamo? Li lasciamo venire a casa nostra a fare i gradassi? Bene, la legge del territorio, la mentalità ultra, ma dopo come volete dialogare col questore? Se fate a botte qua, fate a botte là, fate a botte là, fate i prepotenti allo stadio e volete dialogare col questore? Passate dalla parte del torto. Io lo ribadisco, i tifosi hanno ragione con questa applicazione di regolamento d'uso che non ha nessun senso. Ma quando io dico, ecco dove sono stato poi equivocato da loro che si sono arrabbiati, quando io dico, ma voi pensate ai vostri interessi o pensate all'interesse della squadra? Quando io parlo di interessi, attenzione, io non parlo di soldini, io non parlo di interessi economici, perché quelli li hanno fatti i capotifusi, ma quelli del passato, in epoca pre-De Laurentiis. De Laurentiis non ha mangiato mai nessuno. Chiaro il concetto, quindi io non parlo di interessi economici, qui sono tutti i ragazzi che i soldi ce li hanno messi per seguire il Napoli, io intendo dire i loro interessi, che significa che poiché si sentono vessati, che non hanno la possibilità di portare gli strumenti per tifare allo stadio, questo è il loro interesse, scioperano danneggiando la squadra. E alla fine io mi chiedo, ma un ultra deve prima di tutto pensare alla squadra e poi al proprio interesse di tifoso. Interesse di tifoso, non economico. Questo è l'equivoco che dobbiamo chiarire. Hanno ragione. Sarebbe opportuno che il questore capisca
che si debba consentire a questi tifosi, che sono stati quelli che per tanti anni hanno seguito il Napoli, quando il Napoli l'avevano abbandonato tutti, di poter festeggiare anche loro, alla loro maniera, seguendo le regole e la legalità. Perché nella legalità, nelle regole, anche gli ultra hanno diritto ad essere rispettati. L'editoradio è stato presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. Ringraziamo Umberto Chiariello per il suo editoradio. Noi andiamo subito in pubblicità e poi torniamo con Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale. Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi, 7 dannati e irrazionali secondi, per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor, da 31.500 euro. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor, scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te, 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. 13:20, eccoci tornati in diretta con Un Calcio alla Radio, sempre solo su Radio Napoli Centrale. Prima di collegarci con il nostro primo ospite, leggiamo insieme qualcuno dei tanti messaggi che ci avete già inviato. Allora, Corrado Music Video, sono sicuro che Spalletti proporrà la formazione tipo contro il Milan e un moderato turnover lo farà nella gara con il Lecce il prossimo venerdì. Che ne pensi, Umberto? Che sarà come dice lui, è così. Gli do ragione, non ho certezze, ma penso che giocherà con i titolari in la partita contro il Milan in campionato. Prevedo un turnover non eccessivo, ma sicuramente un turnover tra Lecce e Verona. Quelle sono due partite in cui il Napoli farà, tra l'altro ha recuperato Raspadori, farà qualche cambio in più di quelli abituali, perché noi sappiamo che ci sono tre ruoli in cui c'è non turnover ma avvicendamento costante: Politano Lozano, Rui Oliveira, Gelischi Elmas, un po' meno rispetto agli altri due ruoli, ma gli altri otto sono inamovibili. Con Lecce e Verona potrebbero riposare alcuni di questi inamovibili, mentre con Milan giocheranno tutte e otto. Leggiamo ancora qualche messaggio, vediamo un po'. Luca CR, ma possiamo mai perdere tempo presso la Società Sportiva Calcio Napoli per un biglietto? C'è gente che ha da lavorare per permettersi di acquistare questi biglietti. Sempre Luca CR, va benissimo i prezzi alti, ma almeno che si abbia rispetto del nostro tempo. Vergogna. Che vuol dire si abbia rispetto del nostro tempo? Forse parla delle file, credo, non so Luca, nel caso dacci conferma. Credo però, sono in 50.000 in fila per un biglietto, si lamentano dei prezzi alti. Ecco qui, c'è un altro messaggio. Le modalità di vendita dei biglietti sono uno schiaffo alla gente che ha altre cose da fare oltre al calcio ancora. Non è ammissibile che non venga comunicato
non so quando le varie fasi iniziano, ma tutto viene comunicato con pochi minuti di preavviso. Ma poi le tranche non tutti assieme, praticamente ieri persone hanno aspettato in fila, vedi, ecco le file, la fila per ore, magari non sono riusciti a trovare, poi il giorno dopo ne rimetti altri migliaia in vendita. Vabbè. Quindi era la fila il motivo. Ecco, avevo capito. Sì, no, ma è una giungla. C'è gente che per avere un biglietto ci sta ore e ore, questa roba dell'acquisto online sui biglietti è diventata una cosa pazzesca. Ma io volevo chiederti, io ho una curiosità. Non sono esperto, ho amici che sono espertissimi e dicono che insomma è dura. Ho una curiosità, volevo sapere tu cosa ne pensi, perché ci sono un po' di polemiche tra colleghi, chi a favore e chi no, ovviamente non a vandalizzare la città. Un attimo solo, che c'ho uno degli ospiti che mi chiama, ma arrivo subito. E allora leggiamo insieme, in attesa qualche messaggio. Dimmi. Generale, lanciami i messaggi. Vediamo un po'. No, niente, tutto a posto. Allora, okay. Andrea Landi, mi dicevi? I prezzi sono normali, la Champions, ma smettiamola, gratis, non c'è nulla. Quindi Andrea è d'accordo con Umberto. Sì, Umberto, ti chiedevo, ci sono un po' di polemiche, chi a favore, chi no, ovviamente non parliamo. A Napoli la polemica c'è sempre. I pinti e del vandalizzare monumenti, su questo siamo tutti d'accordo che è sbagliato. Ma tu sei favorevole alla città in azzurro, queste strisce di plastica bianche e celesti che ormai sono ovunque, in tutti i quartieri? Finché non tocchi i monumenti, io sono per la città tutta azzurra e credo che l'allarme sia troppo severo. Bisogna evitare ovviamente di imbrattare quelli che sono beni artistici, ma certo. I gradoni azzurri, ma anche le strisce di plastica. Io personalmente, infatti, ho chiesto a te, volevo un tuo parere. Onestamente, io cerco sempre di essere abbastanza elastico e soprattutto permissivista. A me non piacciono le proibizioni o quelli che hanno i paraocchi, no, per carità, ma dai, ma è festa, facciamo la festa. Sono d'accordo. Basta che si rispettino i monumenti e i luoghi di interesse artistico, perché quelli non vanno toccati. Quelli assolutamente no. Sono d'accordissimo con te. Però ancora, se tu hai una statua, gli metti una sciarpa attorno senza non dover mettere però di buttarci lo spray, la vernice, ma quello è vandalismo. E siamo d'accordo sempre, Andrea Landi. Sul sito del Napoli esiste un modulo per dichiarare cosa porti e per conto di chi. Ma di che parliamo? Vogliono la zona franca per fare ciò che vogliono. Beh, insomma, non è proprio così. Io sono contrario alla criminalizzazione e alla ghettizzazione. Sono convinto che lo stadio debba essere un luogo di legalità e che la battaglia di De Laurentiis e che portano avanti le istituzioni napoletane abbia un senso e che sia giusto portarla avanti. Contro gli scippi, le droghe, le prepotenze, per carità di Dio. Però, sì ragazzi, ma perché li dobbiamo criminalizzare? Ma mica sono tutti delinquenti. Qualcuno lo sarà pure, ma su 50.000 persone, vuoi che non ci siano persone con la fedina penale non proprio immacolata, ma non è quello il problema. Molti vogliono tifare, ma perché li dobbiamo criminalizzare? Ma perché non devono avere la standing zone? A Monaco di Baviera c'hanno una standing zone meravigliosa, ho fatto l'esempio di Monaco di Baviera, ma che è uno degli stati più belli d'Europa, ce ne sono tanti altri. Perché non devono avere la loro zona dove vengono con gli striscioni, le bandiere, i tamburi, i megafoni e possono guidare il tifo? Ma volete veramente lo stadio teatro? Ancora che pensate che lo stadio sia un teatro, lo stadio ci sta anche il turista che si compra il biglietto perché vuol vedere la partita a Napoli, come se io vado a Buenos Aires e vado a vedere la partita del Boca alla Bombonera, è un'occasione irripetibile, non c'è dubbio. Ci sarà pure il turista che vuole assistere a uno spettacolo, ci saranno pure gli sponsor nella lounge o nello skybox, ma stiamo parlando di 1.000 su 50.000, ma gli altri 49.000 devono tifare. Ma vogliamo smetterla con questa storia che uno va lì per farsi selfie e video? Uno va lì per tifare, se no statta a casa. Leggiamo ancora qualche messaggio. Giovanni Greco: non mi sembra che il reddito medio di Monaco di Baviera sia paragonabile a quello di Napoli. Una curva a 90 euro è uno scandalo. Magari sì, mettessero no. Le standing zone al Maradona. Come no? Una curva non è talmente uno scandalo che ci sono 50.000 persone in fila. Che scandalo, però voglio il biglietto. Che scandalo, però arriva ultimo al Maradona, sold out, ultimo.
che quello è l'ultimo. E Blanco sono proprio i tuoi, sono peggio di Marco Giordano. Ma io posso capire che mi vengono allo stadio Maradona, vabbè, io parlo dell'epoca, mi vengono i Genesis, vengono, che ne so, i Dire Straits. Io ne voglio tre di stadi sold out, perché capisco che di fronte veniva Lucio Dalla, Chapeau, Pino Daniele, ma 200.000 persone voglio. Ma che mi fate sold out a Blanco e a Ultima a 100 euro a persona e nessuno parla, poi 90 euro sono uno scandalo, 90 euro, a parte gli abbonati pagano il 20% in meno e quindi chi si è abbonato e ha creduto nel Napoli non paga 90 euro, chi non ha creduto li paga. Ma voglio capire, se siete così scandalizzati, perché state in fila a volere i biglietti per forza? Vuol dire che i soldini ce li avete? Pagati. Ancora messaggi, Giovanni sempre greco, una cosa è gratis, un'altra è che una famiglia con un reddito per 4 biglietti di curva si gioca un terzo stipendio. Dello stipendio, sì, un terzo dello stipendio. Un terzo dello stipendio. Oh, è una volta nella vita che ti capita questa partita a 90 euro, perché una volta nella vita che il Napoli va in Champions, è la prima volta nella storia, è un evento storico, l'evento storico si paga. Mario Colantonio, anche se venivano i Pink Floyd a Napoli e mi chiedevano 200 euro, facevo i salti mortali, mi facevo prestare, ma io ci andavo, perché per me era un evento storico, capisci? Mario Colantonio, anche senza tifo organizzato, il Napoli avrà il supporto dei 50.000 veri tifosi. Veri si fa per dire, perché con la Lazio non sono stati veri tifosi. Con l'Atalanta sì, però è facile fare i tifosi quando si vince, ma dove eravate quando non si vinceva? E che comunque il Napoli andava bene lo stesso. E quando dava le partite a 5 euro e non riempiva, dove eravate? Ditemelo, dove eravate? Per i tifosi, dove eravate? Vediamo cosa il tifoso vero è quello che segue il Napoli nel bene e nel male, non solo quando vince. Chiariamo questo concetto. E quando si siete dati fare, quando la squadra sta in difficoltà, non quando vi trascina col gol di Caraschelia che manda al manicomio tutti. Quindi fate i tifosi veri invece di chiacchierare. Armando Picciocchi, alle società di calcio non interessa il tifo, gli ultra eccetera, anzi De Laurentiis sarebbe contento se il mondo ultra scomparisse dal Maradona e le misure attuate dalla prefettura sono linee guida verso questo. Beh, non è che sono a servizio di De Laurentiis, diciamo che c'è comunanza di idee tra prefettura, questura e De Laurentiis, non è che De Laurentiis che è detta la linea, sia chiaro, no, cioè non mi fate oppure attaccate De Laurentiis per i posti invalidi, lui non c'entra niente, quello è un problema del comune, non di De Laurentiis, lo stadio è del comune. Cerchiamo di capirci su certe cose, perché De Laurentiis vuol dire che fra poco è diventato il consigliere di Putin, che quindi la guerra in Ucraina è colpa sua, sì. Ci sono ovviamente le competenze, leggiamo ancora qualche messaggio. Roberto Esposito, presi a schiaffi in curva per farci andare via. Inter, il racconto agghiacciante dalla Nord. Perché il questore di Milano non ha fatto nulla? Signor Chiariello, se fosse successo a Napoli, cosa avremmo detto? Infatti, è questo lo scandalo, che a Napoli poi non succede proprio niente. Ma sono tanti anni che a Napoli non succede proprio niente allo stadio. Siamo assolutamente tranquilli, stiamo esportando un tifo da festa a Torino col Torino, a Reggio Emilia per il Sassuolo, a Empoli, e ci hanno accolto anche bene queste bellissime tifoserie di Empoli, Sassuolo e Torino, a parte quei fessi che hanno attaccato Cannavacciuolo, è in tribuna. Ma a Milano la vicenda del capotifoso delinquente morto e hanno fatto uscire fuori i tifosi dallo stadio con la forza, i tifosi ultra di Milano, e non è intervenuto nessuno. Quello è uno scandalo, quello è uno scandalo. Ancora leggiamo, ecco, buongiorno Elio Totaro, viva il corno, porta fortuna sempre, è la prima cosa che ho notato appena ho visto Umberto. Vediamo ancora, ne siete davvero tantissimi. Andrea Landi, adesso che si vince è difficile per loro dire grazie presidente. Che ste? Allora, intanto mi arriva un messaggio dalla regia. Chi è? Lei è il generale. Io stavo il generale aspettando terribile. Il nostro ospite, ma vedo che non arriva. Il generale si è offeso perché io l'ho un po' bistrattato, ma io scherzo, il generale lo sa. Allora, Marek Hamsik, buongiorno. Generale, me lo chiami il mio primo ospite?
Allora, quelli dei gruppi ultra ce l'hanno a prescindere con De Laurentiis, ci dice Francesco alias Mare Kamsik. Gli altri anni trovavano la scusa del voler vincere, oggi se ne inventano altre. Il problema non è una scusa, perché effettivamente adesso li hanno messi sotto tiro, diciamo. Però io a loro questo dico: ma se voi continuate a fare dei striscioni contro De Laurentiis, guarda da tuo figlio, la droga qua, là, se voi per anni e anni l'avete attaccato in una maniera indecente, come volete pretendere che ci sia un dialogo? Il dialogo si ha tra persone che hanno un'apertura, ma se tu a uno gli dai due schiaffi, come puoi pensare che dopo questo ti accetti? Avete creato questa rottura, adesso ne pagate le conseguenze, anche se avete ragione. Allora, leggiamo insieme qualche altro messaggio. Allora, Massimo Boninsegni: ma io credo comunque che alla fine non importerà nulla a nessuno di queste cose. Sì, questo serve un po' anche a far polemica. Sono convinto che ci fossero anche 33 anni fa, anche se ora non se ne ricorda nessuno. No, 33 anni fa non era così, sai perché? Perché i tifosi erano foraggiati dalla società per le coreografie. Attenzione, non è una cosa negativa. Molte società le pagano le coreografie. Pagare le coreografie non è un pizzo, una tangente, è una scelta. 33 anni fa i tifosi avevano dei capi che facevano un tifo che era cosiddetto remunerato da tanti fattori, però era un tifo organizzato, fatto bene. Io, chi faceva il capo tifoso dell'epoca, devo dire che è stato capace di fare un bel business, bravo lui, però poi il tifo era bello ed era anche abbastanza pulito, quindi non è che poi dobbiamo buttare a mare tutto di quello che è stato. Però era una situazione diversa. Ti interrompo, Umberto, perché abbiamo in collegamento il nostro primo ospite. Do il buon pomeriggio a Riccardo Cucchi, collega giornalista. Ben trovato, Riccardo. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, un caro saluto a voi naturalmente e ai radioascoltatori. Caro Riccardo, noi ti abbiamo chiamato per un motivo preciso, oltre che magnificare questa Italia che porta 6 squadre ai quarti e una sfida infinita tra Napoli e Milan, ma dall'altra parte della medaglia dobbiamo ricorrere a centravanti di serie di seconda fascia argentini, perché non abbiamo più giovani italiani. Sono tutti temi sul banco, ma io a te chiedo solo una cosa, perché per me è stato un riferimento e un maestro. Un pensiero su Gianni Mura. Gianni Minà, perché anche Gianni Mura è stato un maestro, devo dire la verità. Sono tutti maestri che non abbiamo più, e sono tutti scomparsi nel giro di poco tempo. Ma sai, come credo sia chiaro abbastanza a tutti coloro che hanno avuto a che fare con l'immensa opera di Gianni Minà, io la chiamo opera perché di questo si tratta, sia che siano interviste, sia che siano reportage, sia che siano libri, è veramente immenso il materiale che Gianni Minà ci ha lasciato. Io credo che chiunque abbia avuto a che fare con lui, così come abbiamo avuto a che fare con lui io e te da telespettatori, abbia colto un elemento fondamentale. Gianni Minà si poneva dalla parte dei telespettatori, era capace cioè di portarci tutti nella piccola realtà che andava indagando di volta in volta, facendoci capire quale fosse quel pezzo di verità che voleva indagare, anche facendo le interviste, riuscendo soprattutto a fare ai suoi interlocutori, che fossero sportivi, che fossero intellettuali o che fossero figure politiche, le domande che noi avremmo voluto fare. Credo che da questo punto di vista sia stato esemplare nell'esercitare cioè la funzione di testimone che dovrebbe esercitare ogni giornalista. Io credo che Gianni sia stato davvero il testimone, un testimone davvero attendibile. Si può dire che lui è stato un grande testimone del tempo. Io ho provato sempre una sincera e grande invidia, in senso positivo, nei confronti di Gianni Minà rispetto a due cose. Una, per me, purtroppo inarrivabile, è stata fonte di ispirazione che non sono stato capace di poter sfruttare, perché nel mio carattere purtroppo non c'è questa capacità. Io non l'ho mai sentito una volta alzare la voce, io non l'ho mai visto arrabbiarsi,
lui ha sempre avuto idee forti, per esempio quando tutti attaccavano Berzot, lui era pro Berzot. Lui ha sempre portato avanti le sue idee con chiarezza, ma non ha mai litigato con nessuno, non ha mai usato toni forti e aveva sempre sorriso quando intervistava o parlava, aveva questa classe innata. Come ha fatto a non litigare mai in un mondo dove la TV trash ha imperato, perché Biscardi in quegli anni imperava e insegnava a fare TV trash, che poi ha avuto tanti nipotini? Ma mi verrebbe da risponderti in modo che potrebbe addirittura apparire banale, perché io credo che l'educazione e la gentilezza siano valori, e Gianni Minali ha espresso in modo spettacolare anche facendo il suo lavoro, mai naturalmente lesinando le domande, mai mettendosi paura delle domande, perché le domande le faceva. No, lui non è stato mai uno prono, anzi. Con eleganza, gentilezza, cortesia. Sono parole che sembrano un po' antiquate oggi, nei tempi che viviamo. Io credo invece che rappresentino davvero dei valori che dovrebbero essere. Sono elementi vincenti di un confronto. Contrariamente a quel che si pensa, chi non perde il controllo normalmente è più vincente di chi lo perde. Assolutamente, sono d'accordo. Non perdere il controllo anche di fronte all'interlocutore che ti facciano innervosire è un grande elemento di forza, ma per chi fa questo lavoro, il cui vero riferimento è pubblico, è addirittura necessario. Devi sapere, per esempio, vogliamo mostrare al pubblico, il nostro mestiere è sostanzialmente cercare di contribuire affinché il pubblico si faccia un'opinione, e per farlo dobbiamo essere bravi soprattutto a non perdere mai la tranquillità. Devi sapere, per esempio, che Taisia si arrabbia solo se non la fai mangiare. Se non la fai mangiare, si arrabbia. Assolutamente no. Riccardo, volevo chiederti, Gianni Minà ha raccontato ciò che andava anche oltre il calcio e lo ha reso soprattutto narratore, oltre che grande giornalista. Ma è stato un giornalista tutto tondo, sai, io capisco perfettamente che sia necessario a volte precisare la specializzazione di ciascuno di noi, giornalisti politici, giornalisti sportivi, giornalisti di cronaca. Ma lui esulava, perché lui era veramente, giornalista a tutto tondo. Lui ha fatto il giornalista a tutto tondo, perché io credo che ciascuno di noi, sia pure nella sua specializzazione, debba avere sempre gli occhi aperti sulla realtà, essere alimentato da quella sana curiosità di rispetto a qualunque cosa la realtà ci mostri, e deve essere capace di raccontarla, al di là della sua specializzazione. Io credo che Gianni questo ce l'abbia detto con grande chiarezza. La seconda cosa che io ho sempre invidiato, ma in questo caso non era invidia, era ammirazione assoluta. Ma come ha fatto a essere l'amico di tutti gli uomini più importanti del Novecento? Cioè, lui era amico di Fidel Castro, era amico di Cassius Clay, Muhammad Ali, era amico di Maradona, era amico di Troisi, ma di chiunque, i più grandi della terra, inarrivabili. Pensa che il Papa, per incontrare Muhammad Ali, si è dovuto rivolgere a lui. A parte quella famosa cena dove c'erano Gabriel García Márquez, De Niro, Sergio Leone, Muhammad Ali e lui. Cioè, sembra, sai, la famosa barzelletta, ma chi è quello vicino a Gianni Minà? No, quello è il Papa. Perché è stato incredibile proprio, ha avuto una capacità di rapporto. Di lui si fidavano in maniera assoluta proprio. Ma perché era onesto, fondamentalmente era una persona onesta, una persona, ripeto, che non si nascondeva, non si autocensurava, che faceva le domande, ma soprattutto con grande onestà, con grande trasparenza, ponendosi nei confronti dell'interlocutore come colui che voleva anche scavare al di là del personaggio gli aspetti umani, e questo emergeva in modo molto chiaro nelle sue interviste. Le interviste di Gianni Minà non sono soltanto al politico, all'attore o al protagonista della storia contemporanea, sono soprattutto interviste fatta alla persona, all'uomo, e da questo punto di vista io credo che emergesse in maniera molto chiara di ciascuno la personalità, anche le debolezze e, perché no, anche le difficoltà. Si sentivano rispettati da lui, perciò avevano fiducia in lui. Posso dire che lui e Costanzo sono stati due grandi uomini di potere come giornalisti, però hanno esercitato il potere proprio in maniera diametralmente opposta. Costanzo era oggettivamente un uomo di potere, era più potente di un ministro, era un uomo di comunicazione straordinario, al punto tale che D'Alema e Berlusconi, per parlarsi, parlavano attraverso Maurizio Costanzo. Era chiaramente un terminale del potere mediatico, mentre Minà era l'antipotere, perché lui aveva
aveva rapporti infiniti con gli uomini più potenti del pianeta, però non era il terminale del potere, ma era al servizio dell'informazione. Ma sai, questa è la grande qualità umana, quella cioè di girare intorno al sole, tra virgolette, senza bruciarsi le ali. Io credo che ciascuno di noi, nella sua vita, nella propria vita, facendo il suo mestiere, ha avuto la possibilità di entrare in contatto con grandi personaggi. Il fatto di essere comunque capaci di rimanere distanti, sia pur vicini dal punto di vista umano, e non farsi contagiare dalla voglia di potere, è qualcosa che appartiene alla caratteristica della persona, dell'uomo. Gianni, da questo punto di vista, è stato straordinario. Non era un uomo di potere, era un uomo che voleva indagare le persone, indagare la realtà, e non si è fatto mai, naturalmente, in nessun modo coinvolgere dal potere di coloro che intervistava. Questo credo gli si debba riconoscere in maniera chiara. Riccardo, Gianni Minà, il suo rapporto con Maradona è rimasto nell'immaginario, no, dei tifosi. Secondo te può ancora esistere un rapporto di questo tipo tra campioni e giornalisti, o è un qualcosa che appartiene ad un'epoca passata, al Novecento? Sta donna intelligente. Ma dovrebbe esistere un altro Maradona. Esatto, dovrebbe esistere un altro Maradona, prima di tutto. Intendo dire un campione... Esatto, un campione sul campo, ma anche un uomo capace di avere rapporti con le persone, senza essere protetto da schiere di manager o di persone che servono a costruirsi un'immagine. Maradona non ha mai cercato di costruirsi un'immagine, non ha mai ceduto da questo punto di vista a nessuna tentazione. Era un uomo e con tutte le sue fragilità. E bisognerebbe avere altri Gianni Minà, altrettanto esseri umani. E questa credo sia una grande difficoltà, perché anche nel nostro mestiere, inutile nascondercelo, molto è cambiato. Sono cambiati i calciatori, ma sono cambiati molto anche i giornalisti. Devo dire la verità, con grande rammarico, non sempre in meglio. Bella questa domanda, fagliela. Gliela leggiamo. Biagio Onorato ci scrive: un grande complimento a Riccardo Cucchi e Walter Veltroni per il grande omaggio a Dios con la telecronaca Argentina-Inghilterra sulla 7. Come è nata questa idea e grazie? È stato un esercizio molto difficile, devo dire la verità. Quando fui invitato a rifare quella telecronaca dalla 7, sei stato un pazzo, diciamo la verità. Perché comunque sarebbe stata difficile, sarebbe stato comunque difficile, ripresa molto difficile. Poi quando abbiamo detto che mi avrebbero affiancato Walter Veltroni, che naturalmente, oltre a essere un grande conoscitore di calcio, è anche un intellettuale capace di leggere la realtà, abbiamo pensato, dopo esserci parlati, di provarci e fare una telecronaca, però come se fossimo davvero lì in quel momento. Abbiamo un po' recitato tutti e due, facendo finta sostanzialmente che non sapessimo cosa sarebbe avvenuto. E devo dire che è stato stimolante perché parlavamo di calcio indubbiamente, ma di Maradona soprattutto, e non soltanto come calciatore. E devo dire che alla fine ci siamo divertiti. Non so quanto sia piaciuto agli spettatori, ma devo dire che le mie persone mentre raccontavo quella magnifica partita. È piaciuto, vedi che ti fanno i complimenti, però hai fatto un esercizio mentale difficilissimo, astrarti dalla storia e dalla realtà e dal fatto che era tutto già conosciuto e rivivere l'emozione in diretta come se fosse in quel momento. È vero che Diego ti ha aiutato perché ha fatto magie inenarrabili, però è stata un'operazione veramente difficile. Un episodio proprio su Maradona, certo. Mi sono trovato anni fa, naturalmente all'epoca del Maradona che vinceva con il Napoli gli scudetti che tutti ricordiamo, con Enrico Ameri, che è stato naturalmente uno dei giocatori più presenti a Napoli in quegli anni, sì. E ci interrogavamo su Maradona, su come bisognava raccontarlo. Io ascoltavo con grande interesse le parole di Enrico, che a un certo punto ha manifestato un dubbio che io ho condiviso con lui. Abbiamo le parole adeguate, quelle che abbiamo usato fino adesso per raccontare il calcio, sufficienti per raccontare Maradona? Ecco, questa domanda e questo dubbio secondo me spiega molto bene cosa abbia significato Maradona per il calcio. Era difficile da raccontare, bisognava inventarsi forse addirittura dei gerghi e delle parole nuove. E su questa riflessione abbiamo ragionato tanto insieme, io e Riccardo Meri, che lo ricordo bellissimo. Bene, come al solito sei stato fantastico. Grazie a Riccardo Cucchi per essere stato con noi. Grazie Riccardo. Voi. Grazie. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie. Vedi, prima di andare in pubblicità, io voglio il mio mister. Fate presto, che voglio il mio mister. Osimhen salterà Napoli-Milan per infortunio. Che è successo? Stavo leggendo, gli azzurri preparano il match, sto cercando di andare direttamente, di trovarlo. Il punto, sì, questo riportano molti
quotidiani online. Ecco qua. Ecco qua. Lesione distrattiva per Osimhen. Sì. Mamma mia, speriamo che non sia niente di grave. Ha perso la maschera, vedi, è il primo segno della... Vedi che faccio bene io ad essere scaramantica. Accusa un fastidio all'adduttore sinistro, è stato proposto certamente che ha evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Questo può cambiare lo scenario in vista della Champions. Mamma mia, che paura. Va bene, va bene. Incrociamo le dita, andiamo in pubblicità e poi torniamo con un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi. 7 dannati e irrazionali secondi per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor da 31.500 euro. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor. Scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Ed eccoci tornati in diretta con un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale. Siamo andati in pubblicità con questa brutta notizia. Ecco, Gaetano Calenzo ci scrive: a questo punto spazio a Simeone. E ora Spadori che è tornato, attenzione. Va bene, speriamo insomma nulla di grave e che si riprenda quanto prima. Non lo so, ma se c'è una lesione... La partita d'andata con il Milan quando ci sarà? Vediamo un attimo, ricordiamocelo. Lo vediamo un attimo. Perché se non sbaglio noi giochiamo 2 settimane consecutive con Milan, credo che sia... vediamo, Milan-Napoli di Champions. Intanto chiamiamo il nostro ospite. Il 12. Appunto, è vicino, è vicino. Eh sì, è 12 giorni neanche. È vicino. C'è il rischio che si perda Osimhen sia l'andata sia questa partita di campionato, non lo so, ora non mi voglio sbilanciare in nessuna previsione. E quindi la partita è mercoledì 12 alle 21, il ritorno è il 18, quindi il martedì alle 21 sempre, si gioca di mercoledì la prima, di martedì di seconda, la seconda. Ci Vabbè. Scrive, la nuvola di Fantozzi si è abbattuta. Ragazzi, allora, ce l'abbiamo? Non ancora, vediamo nel frattempo, leggiamo qualche altro messaggio. Alex 10, con il Liverpool mi pare ebbe lo stesso infortunio, ci scrive Alex 10. Altri messaggi. Luca Cere, viva le nazionali nel rush finale di stagione. Infatti, sono d'accordo. Ha ragione Luca. Va bene. Salvatore Dettori, facciamo il turnover. Eccola là, Nigeria. Ragazzi. No, vabbè, ma non so se l'infortunio è stato fatto in nazionale, è stato fatto dove. Io non... Ora la notizia è fresca, non sappiamo se questa lesione l'ha beccata in nazionale, se ce l'aveva già precedentemente con Antonio Beckenbauer. Ha perso la mascherina, l'ho detto, era scontato, sono d'accordo. Sì, perché ora anche altri quotidiani riportano Osimhen dal rientro con la nazionale accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Insomma. Sì, questa mattina in allenamento, sto rispondendo a Massimo Taiocchi, sì, questa mattina in allenamento ha riportato un fastidio
all'adduttore sinistro. Pausa tango, lo Stato dovrebbe prevenire i problemi con le standing zone, quindi torniamo al discorso di prima, ad esempio, e non concederle solo ai tifosi quando fanno i bravi. Lo Stato al servizio del popolo non deve solo punirlo. Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Antonio Zullo, cari amici, in questo momento stanno vendendo biglietti in anello rosso per Milan-Napoli di Champions a 450 euro. Di cosa parliamo? È lo spettacolo che fa il prezzo. Business is business. Eh sì, adesso siamo stati tutti quanti presi dalla notizia che ovviamente riguarda Osimhen. Vediamo. Daniele De Martino, piaccia o non piaccia, imprenditorialmente e solo sotto questo aspetto De Laurentiis fa bene. Sa che c'è una domanda tale che il prezzo non influisce. Mario Colantonio, mi reputo un vero tifoso e come me sono a centinaia di migliaia. Salta abbiamo sicuro due partite, Milan e Lecce, ed è a forte rischio per l'andata dei quarti di Champions. Quindi salta due partite e poi si vedrà per l'andata di Champions. Vediamo, incrociamo le dita. Io comunque sulla maschera anch'io, mamma mia. Va bene, supereremo anche questa. Valentino Siano, sì, scrivono che è tornato già un po' messo così. Ciorta, non ti conosco. Salvatore Dettori, per me è finito la stagione. Simeone Raspadori, ma che dici? Salvatore, ma perché sei esiste. Così negativo? Ma non, allora, Salvatore, però non si devono dire queste cose perché non sei un medico, non lo sai e non lo puoi sapere. Una lesione distrattiva potrebbe anche essere una cosa di 15 giorni. Può darsi che perda l'andata di Champions e il ritorno ci sia. È chiaro che Osimhen è importante, però quando Osimhen non c'è stato, Raspadori e Simeone hanno fatto molto bene, quindi infatti Enzo, 14 settembre del 66, vorrà dire che ci penserà il Ciolito. Sì, dai. Ho letto un messaggio di Filena, è l'ultimo, che ci schiama, cosa l'ha portata a fare sta maschera? Quello per noi è diventato un portafortuna, ma lui deve indossarla, quindi sì, noi siamo abbastanza scaramantici come popolo. Va bene ragazzi, dai, vediamo, incrociamo le dita, di sicuro come diceva Umberto salterà queste due partite, speriamo, e probabilmente anche l'andata. Esatto, per il momento salta di sicuro Milan e Lecce, poi vediamo se potrà recuperare per la Champions. Wains, lesione distrattiva, potrebbe non ci avventuriamo in cose che non conosciamo, non ci competono. Aspettiamo cosa comunicheranno i medici del Napoli, le condizioni verranno valutate la settimana prossima. Fino ad allora è inutile buttarsi in previsioni che sono assolutamente campate in aria. Noi non siamo assolutamente in grado di fare nessuna previsione, anche perché allora, non sappiamo che tipo di lesione è, che entità ha, quanto è. Quanto riguarda la notizia è certa, ragazzi, perché è stata riportata dal sito del Calcio Napoli, quindi insomma non può essere una fake news o comunque che lui abbia accusato questo fastidio del dottore sinistro, è stato sottoposto a accertamenti e hanno evidenziato una lesione distrattiva. Antonio Zullo verranno valutate settimana prossima, punto, fine, ogni discorso è inutile. Sarà ancora più bello vincere, bravo, un po' di positività, la forza della squadra sarà ancora più evidente, ma Leao tutto a posto. Speriamo che sia il Leao che abbiamo visto, sarà il Leao che abbiamo visto negli ultimi tempi, cioè un giocatore piuttosto abulico. Mannaggia, avevo esultato al rientro ai nazionali, tutto a posto, era questa la bella notizia, ancora una volta la maledizione delle nazionali. Vedi delle questo nazionali. Che è il dazio che si paga, mannaggia, guarda. Sempre ci pongono questi problemi al rientro, infatti non ci facciamo la testa, è un utente, ma è possibile, i nazionali ci fanno sempre questi regali al rientro? Sì, è quello che diceva poc'anzi Umberto, purtroppo sì. Andiamo in pubblicità, mi ordina categorico il generale e poi ritorniamo con il prossimo ospite. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi, 7 dannati e irrazionali secondi, per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor, da 31.500 euro. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1.
1. Cupra Formentor, scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Eccoci tornati in diretta con un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale. Comunque voglio ricordare che anche all'andata era infortunato. Ricordiamo che giocò Simeone, segnò il gol della vittoria. No, non giocò Simeone, giocò Raspadori. Come? E poi giocò entrò Simeone. Entrò. Però lui comunque era infortunato, quindi potrebbe sì, portare no, bene. Se ricordo bene, giocò Raspadori titolare e poi subentrò nella ripresa Simeone che fece il gol della vittoria. Ora controlliamo quindi anche potrebbe le essere appunto ci scrivono Simeone, stanno scrivendo tanti Simeone, controlliamo. Però comunque lui era infortunato, quindi potrebbe essere un destino positivo che si ripropone. Abbiamo il nostro prossimo ospite in collegamento, do il benvenuto a Beppe Incocciati, ex Napoli e Milan, ben trovato. Buongiorno a voi. Caro Beppe, sentito se è fatto male Osimhen? No, l'ho sentito da voi adesso. Ecco, è tornato, aveva un fastidio all'adduttore sinistro, gli hanno fatto degli accertamenti, hanno evidenziato una lesione distrattiva e le sue condizioni verranno valutate la settimana prossima. Salterà il Milan in campionato, il Lecce a Lecce e è difficile che possa partecipare all'andata dei quarti di Champions, ma in questo momento non si possono fare previsioni. Insomma, una bella tegola, se nazionali sono sempre così, un disastro. Purtroppo se si vuole passare sopra gli uomini così senza tener conto che i momenti di riposo servono agli atleti, ma d'altra parte il dio denaro spinge su altri fronti e quindi... Però all'andata era assente Osimhen, giocò Raspadori, al 22esimo del secondo tempo entrò Simeone che poi fece il gol della vittoria, quindi il Napoli ha già giocato senza Osimhen e l'ha vinta la partita. Il fatto che ci siano i rincalzi, chiamiamoli così, all'altezza della situazione, questo è chiaro ed evidente a tutti, quindi... certo, la preoccupazione del fatto che Osimhen, soprattutto cosa rappresenta nel vertice d'attacco, chiaramente è cosa garantisce, è una certezza. Magari lo faceva però... riposare comunque in campionato, ma è una cosa il farlo riposare, è una cosa che è infortunato, perché poi è infortunato. Questo è vero, insomma, però bisogna prendere atto di quello che succede e quindi bisogna pensare a quello che sta arrivando, e purtroppo senza Osimhen io credo che Napoli abbia comunque tutto il necessario per non far sentire l'assenza di Osimhen. Insomma, io più di tanto non mi preoccuperei. Tu sei un doppio ex, sei cresciuto anche nel Milan, ti sei poi affermato, sei stato a Napoli con Maradona e quando ci sarà questa partita con maglie a te così care, che fai? Tifi metà campo per una e metà campo per l'altra? tu devi sapere che gli sportivi professionisti non hanno, diciamo, delle preferenze che possono essere accostate a chi è migliore dell'altro. Io certamente, come ricordavi tu, sono cresciuto nel Milan da ragazzino, quindi... rispetto assoluto. Ma dove ti prese? Dove ti prese il Milan? Mi prese qui da un paesino vicino a Fiuggi che si chiama Palestrina e andai direttamente a Milano. Ah, tu giocavi a Palestrina? Sì.
E facessi un provino? Beh, il fatto che io giocavo, diciamo, nei campionati qui a Roma, e quindi ero, diciamo, bravo, dai. Quindi... Ma eri famoso dai ragazzini, eri un talento e quindi poi, eri conosciuto. Fui convocato in un torneo dal Milan ad Ascoli con tantissime squadre professionisti e lì fui premiato come miglior giocatore e capocannoniere del torneo, quindi mi presero... Eri proprio un talento del ragazzo, proprio considerato uno dei talenti del calcio italiano. Oggi giocheresti in nazionale titolarissimo, diciamo la verità. Ti ringrazio Umberto, lo sai che ti voglio bene. Vabbè, ho capito, ma di fronte a Grifo Ignonto, oh, incolciati è tanta roba. Vabbè. Come non mai oggi dalla nostra nazionale servirebbero un po' di elementi che fanno della capacità tecnica individuale l'arma migliore, perché è quello che un po' ci manca. Però, e quindi tu andassi al Milan e quanti anni avevi quando sei andato fuori casa? 14? Io sono andato al Milan, avevo scarsi 15 anni. E come hai fatto a sopportare il fatto di stare lontano dalla famiglia in una città come Milano? È stata dura? Ma guarda, io devo dire nella vita, credo che poi nella vita di ognuno di noi, quello che stabilisce un po' la pesantezza di ciò che si fa è l'assenza o la presenza della passione, no? Chi ha passione riesce a... Oggi giocano 2 ore a settimana sti ragazzi, fanno 2 allenamenti con la scuola calcio e finisce lì. Tu giocavi 8 ore al giorno, dai, diciamo la verità. Sì. Beh, ma guarda che questo forse è una delle cause del fatto che oggi abbiamo necessità di giocatori, ma che anche guardando un po' indietro, cioè al prossimo futuro, io diciamo, tra virgolette, vedo anche la Youth League, quindi e commento la Youth League, quindi sì, conosco le squadre giovanili che sono a ridosso. Ma sono piene di stranieri queste squadre, mamma mia. Ti assicuro che non c'è nulla di buono. Niente proprio, niente, mamma mia. E poi sono imbottite di stranieri. Vabbè, insomma, tu a 15 anni non hai sofferto la lontananza da casa più di tanto, ce l'hai fatta bene. Beh, certo, la nostalgia uno ce l'ha sempre, certo. Però poi il gioco, la tua passione, il tuo sogno, che ce l'hai lì, che lo poi facessi le nazionali, perché tu te le sei fatte tutte, le nazionali giovanili. Io tutte, sì, l'ho fatte tutte. Ma mi ricordo che facessi un gol che te scartassi non so quanta gente sulla linea di fondo, lo fecero vedere la domenica sportiva, i telegiornali, facessi un gol che se ne parlò per un sacco. È una finale di una manifestazione, diciamo, mondiale a torneo di Monte Carlo. Te scartassi tutti. Vabbè, ma prima dovevi essere bravo a saltare l'uomo, Io me lo ricordo, partissi, ti ripariamo. Vediamo Baraschelia, sembra che sia un fenomeno che, al cospetto di quello che è la materia di questi campionati, cioè risulta un fenomeno, ma prima i giocatori erano tutti così, Prima se non saltavi l'uomo, anche nei settori giovanili, ti rimproveravano. Perché adesso devo scaricare la palla, questo è il nuovo ordine. Sì, talmente la scaricano che dall'area di avversaria, dopo 3 passaggi, sono di nuovo al portiere proprio. Però poi a un certo punto arrivano da te e ti dicono: senti, Peppe, vai a Napoli, a Napoli c'è un certo Diego. Tu che hai pensato? No, allora guarda, io avevo 2 opzioni. Avevo l'opzione Napoli e l'opzione Juventus. Anche la Juve ti voleva? Sì, io dovetti scegliere. Indovina che cosa ho scelto? Ma va? Ma l'idea di venire a giocare con Diego ti esaltò, immagino. Ma sì, ma poi questa favola del Napoli per me è una cosa, è un racconto, diciamo, che è proprio una fiaba straordinariamente bella, quindi parte dal fatto che mio papà era tifoso del Napoli, tifoso di Omar Sivori, e il fatto che poi lui era bersagliere e io ho fatto il bersagliere, quindi sono tutte cose che... Era bersagliere, papà. Sì, sentimentalmente poi ti coinvolgono, no? Allora il fatto che però ora mi devi raccontare.
Tu arrivi a Napoli, come ti accoglie Diego, mi devi dire? Beh, ma lui era uno di noi, un ragazzo insomma, ma ti sfidò a fare, a chi faceva il dribbling più bello? No, non ti sfidò, perché lui le faceva queste cose, no? Ma certo, facciamo le sfide, le cose, io, lui, Carrega, Zola, insomma c'era da mamma mia, tu che hai detto, aspetta, quella squadra ce l'avate, tu che tecnicamente eri fortissimo, Zola, Careca, sì. Maradona, cioè tu hai capito che con questi quattro in attacco vinciamo il mondiale a mani basse? vabbè. Quegli allenamenti erano uno spettacolo, quindi. Sì, poi eravamo a Soccavo, noi quindi all'interno della città c'era la possibilità il giovedì di aprire le porte al pubblico, era sempre piena la tribuna, quindi insomma c'era... Però tu glielo dicevi a Diego che di destro eri più forte tu? Glielo dicevi a Diego, guarda che di destro sono più forte io. Di destro? No, assolutamente non era... Celestini lo prendeva in giro, dice guarda che io col destro sono più forte di te. Non faceva tre pallici in effetti Maradona e il destro non lo usava, cioè, solo per salire le scale, no? Poi il resto... però pure col destro segnava quando era il momento, sì, beh, cioè, talmente coordinato in tutte le sue cose che... comunque sono bei ricordi, però diciamo ragazzi, anche la verità che poi tu e Diego avete avuto una passione comune che la gente poco sa, perché tu sei un grande propugnatore del golf e ce lo giochi, e Diego diventò un appassionato di golf, veniva a giocare da te, quindi, ma era pure bravo. Ma grazie a me anche Carrega è diventato un giocatore di golf e gioca tutti i giorni a golf adesso in Brasile, lo sai? Carrega è diventato proprio golfista, proprio appassionato. Sì, anzi quando avrai modo di intervistarlo diglielo. E sa giocare? Sa giocare, certo. Al golf lui è il terzo. Ma Diego era forte al golf? Era bravo anche al golf. Cioè, qualsiasi cosa faceva sto Diego era forte. Pure a tennis dice che era bravo. Vabbè, ma chi è bravo a fare una cosa di solito è bravo a fare tutte le cose. Quello ci fu pure Michael Jordan che si mise a giocare a basket... si mise a giocare a baseball eppure là era forte, voglio dire. Vabbè, comunque è questione di coordinazione mentale, poi molto spesso, cioè c'è una testa che è diversa. Senti, ma questo Napoli Milan tre volte, come la vedi? Alberto, se guardiamo la realtà dei fatti fino ad oggi non c'è partita e facendo tutti gli scongiuri credo che diciamo se guardiamo questo parametro penso non ci sia nessuno che possa dire il contrario, ma il discorso purtroppo per fortuna delle motivazioni della Champions sicuramente annullano questo valore, e quindi lo sa bene Spalletti, lo saranno bene i ragazzi, così come lo sanno bene coloro del Milan, staranno molto attenti a questo fattore qui, le motivazioni saranno talmente alte che chi riuscirà a gestire nel modo migliore le proprie emozioni sarà colui che poi passerà il turno. Quindi Beppe, ma secondo te in Champions conta veramente il blasone oppure alla fine conta chi va in campo oggi? Scende in campo la storia? Bella domanda questa. Chi va in campo, questo è poi il dubbio. Però bisogna vedere con quale mentalità si entra in campo. Per esempio, ve ne dico una. Il Milan ha a disposizione un personaggio che quella competizione l'ha vinta 5 volte. Se non sbaglio. Maldini. Chiama Paolo Maldini. E sono certo, conoscendo Paolo, che lui farà del tutto, come giusto che un dirigente di quel calibro faccia, cioè cercherà di trasmettere, anche se indirettamente, le sue esperienze, come gestire questi eventi e queste cose. La storia del Milan la conosciamo tutti, quindi... Il Milan ha dalla sua parte una struttura, diciamo, storica che potrebbe preoccupare, anzi sicuramente preoccuperà, proprio per quello che stavo dicendo io, perché il collante Maldini squadra, Maldini spogliatoio sicuramente darà quel quid in più alla squadra. Però valutando un po', diciamo, ecco, come dicevo prima, la storia
odierna, quindi Napoli che segna 20 gol di più e ne incassa 20 di meno, certo che è facile fare i pensieri a favore del Napoli, ma bisogna stare abbottonati perché la competizione cancella tutto. A proposito di Maldini, tu sei della generazione che ha conosciuto da ragazzo il grande Franz Beckenbauer, secondo me inarrivabile, mostro proprio, è il Maradona dei difensori, diciamo. E a Napoli abbiamo avuto il grandissimo Rudi Kroll, ma Paolo Maldini, dopo Beckenbauer, è il più grande di tutti i tempi tra i difensori. Paolo Maldini, per quello che ha fatto e il modo in cui l'ha fatto, chiaramente fa parte dei migliori in assoluto in quel ruolo a livello mondiale, quindi sì. Di che parliamo? Parliamo di un grande campione che ha saputo non solo stare in campo, ma anche, diciamo, nella sua disciplina sportiva e umana, ha sempre dimostrato di essere una persona intelligente, e lo dimostra ancora oggi, insomma, sta facendo un buon lavoro al Milan da quando è entrato, ha fatto recuperare, diciamo, ciò che erano le defaianze di questa società. E credo che lui, insomma, sia almeno sotto l'aspetto sportivo, per chi ama lo sport, sia un elemento da prendere come esempio. Sì, ma tu che sei stato un attaccante, ce l'avevi davanti in allenamento, no? Te lo sei trovato in allenamento? Ma io gli facevo i tunnel, lui poi... I tunnel a Maldini, quello è l'animale fisicamente. Ma che scherzi, ma prima il tunnel era faceva parte, è come, diciamo, quando vai al circo che ci sono i giocolieri, sì, giocolieri, hanno, certo, il numero, diciamo, che fa... E Beppe Buscolotti minacciava sempre l'avversario, non ti permettere che ti picchio, ma quindi tu ti sei permesso di fare il tunnel a Sua Maestà Maldini? Vabbè, ma ci si divertiva in mezzo al campo, quindi c'erano persone che poi il tunnel se lo facevano, oltre che per prenderti in giro, te lo facevano proprio perché erano padroni del dominio della palla. Però quando ti entrava Baresi scappavi, perché Baresi menava, Baresi era un altro che da me ne ha presi diversi di tunnel in allenamento, no? Però quante botte che ti ha dato? Anche Franco, insomma, è stato un grande campione. Anche lui, certo, non c'è dubbio. Vabbè, Peppe, sta notizia di Osimhen c'ha un po', come dire, ci ha lasciato così un po' l'umore, guastato l'umore. Ma sì, dai, su, ma l'ottimismo dello sportivo napoletano, vedrai che poi non cambierà granché, perché poi già da domenica l'entusiasmo, tutto ciò che sta coinvolgendo la città, tutti i suoi tifosi e noi. Ma che tu nel tuo ruolo, c'hai Kvara, ora, no? Nel tuo ruolo gioca Kvara, secondo te può diventare uno dei tre giocatori più forti del mondo? Ah certo, adesso ha fatto buoni passi da gigante in avanti, ora bisogna vedere il proseguo, insomma, perché poi sta facendo bene sia in campionato che in... Champions League, e questo sta a significare che, insomma, la struttura c'è. E se devi ora scegliere la gestione del tuo personaggio, compreso l'attività, diciamo, negli allenamenti, la serietà, la forza di volerli fare sempre al massimo, poi dipenderà da lui e sicuramente se farà come un grande professionista deve fare per crescere fino alla fine, diciamo, spingerà molto sull'acceleratore senza stare lì a tanti pensieri allegorici, allora avrà modo di sicuramente scalare le vette. Senti, ma tu che hai giocato con dei grandissimi di quel Napoli, se devi scegliere, dovessi scegliere tra Careca, che è stato tuo compagno di squadra, e poi hai visto Cavani, Higuain e Osimhen, tra questi quattro come li metti in classifica? Questa è una domanda non semplice. Certo, Careca io l'ho vissuto personalmente e posso testimoniare... Fenomeno, possiamo dirlo? Fenomeno. È stato un fenomeno sotto ogni profilo, sia sotto l'aspetto realizzativo, sotto l'aspetto, diciamo, anche... Era veloce e molto tecnico pure, Esatto, ma intelligente nei movimenti, sapeva smarcarsi, insomma, quindi era un giocatore che forse, a differenza degli altri,
era un giocatore che poteva, attraverso le sue capacità, ecco, la velocità, il dribbling stretto, il tiro, riusciva anche ad essere un elemento determinante di per sé. Che non viveva della luce riflessa di Diego, ne aveva luce propria. No, ma a parte quello, era uno che tirava fuori dal cilindro, capito, la giocata che poteva risolvere il problema. Oh, ma tu mi ricordi quel gol alla Juve da fondo campo, una cosa pazzesca? Mi ricordo, sì, ma quello dell'Inter, quello all'Inter lo fece uno anche, a Zenga, mi sembra, fece finta di calciare. A Zenga, sì, a Zenga. Sì, sì, sì. Esterno poi la mise dentro, ma poi un giocatore che a quei tempi era il centravanti della nazionale brasiliana, tanto, eh. Lo so. Quindi, per te rimane il numero uno, quindi, tra questi quattro? Per me sicuramente sì, anche se gli altri in modo differente sono comunque stati e sono... Come Higuaín, grandissimo giocatore, eh. Higuaín, yeah. Higuaín, un altro fenomeno. Già, Higuaín, sì. Bene, ringraziamo Beppe Incocciati per essere stato nostro ospite. Grazie Beppe. Grazie, è un piacere, Beppe, stare con voi. Umberto, un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie, grazie a Beppe Incocciati. Generale, bene, che bene. Non abbiamo d'altro da aggiungere sulla vicenda Osimhen, perché fino alla settimana prossima si sarà tutti col fiato sospeso. Leggiamo prima qualche messaggio prima della pubblicità. No, è un io l'ho detto, a parte la maschera. La mascherina. Sì, sì. Allora, Bob 50611, Chiariello esultava che nessun giocatore... Non è che si sapeva questa cosa. Nazionale, questo episodio ci insegna che non si esulta mai prima del tempo. Ditelo a chi sta festeggiando uno scudetto non vinto. Vabbè, dai. Però nei giorni scorsi nessuno ha detto niente di questa cosa di Osimhen. Nasce oggi così all'improvviso. Nasce oggi. Dai. Mi lascia molto perplesso. Vabbè. Che vuoi fare? Purtroppo avviene spesso che quando si ritorna. Luca Baretta, salve, miglior giocatore che si fa male nella partita decisiva della stagione. Da parte. Oh, mamma mia, ho letto proprio. Ma speriamo non sia un cattivo presagio. Inizio di sfortuni. Che sa, c'ha censurato no, mi fai dispetto generale. Inizio di infortuni a catena. Ricordo che mancano 11 partite. Noi passiamo dall'euforia, dall'abbiamo vinto, abbiamo perso. Ok, si è infortunato Osimhen, però dai. Ma sarà che oggi sei muta tigrata, no? Sarà sto fatto che oggi sei una tigre. No, è meno male, vedi, meno male che sono tigrata qua. Bisogna stare in allerta, sempre positivi. Marek, che tragedia, il Milan è sempre fortunato. Questo sì, quando deve giocare contro di noi. Comunque Simeone e Raspadori si sono comportati benissimo quando hanno dovuto sostituirlo. Appunto, quindi per fortuna, insomma. Vabbè, intanto rientra Raspadori. È già successo, siamo positivi. Il generale ha detto stop, quindi pubblicità. E poi torniamo con un calcio alla radio. Con Cardille. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi. 7 dannati e irrazionali secondi per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor da 31.500 euro. 7. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor, scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello.
14:21, eccoci tornati in diretta con un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15, ma anche il sabato dalle 12 alle 14. Allora abbiamo il nostro prossimo ospite collegato con noi, do il benvenuto a Liberato Ferrara. Ciao Liberato. Ciao, buongiorno a tutti. Purtroppo la notizia di Osimhen ci ha un po' guastato. Ma pure all'andata mancava Osimhen, ha fatto 8 partite e mezzo, e Napoli ha vinto 8 e mezzo, quindi e infatti, da questo punto di vista. Lo stiamo dicendo a chi adesso già sta scrivendo, ma no, tutta no, la ma stagione. È meglio così, dai, perché dai. Quando è meglio così, perché adesso ci sarà. Come è meglio così, bravo, magari non ce l'abbiamo in Champions, mica è meglio, Beh, io la Champions non la considero, sai, io. Che vuol dire non la considero? Mi interessa solo il campionato. Ma no, oh. ma che dici? Ma per cortesia. La Champions la vedo foriera di un'eventuale delusione. Il campionato sta andando tutto bene. Io mi accontento di poco, un bello, sai. Chi si contenta gode, io voglio godere. Almeno quest'anno col calcio. Vabbè, vabbè. Senti, io ti ho chiamato anche... Io credo che sia una brutta botta per il Napoli, perché in questo momento Osimhen ti garantiva 1,2 gol a partita. Sicuro. A questo punto partiamo 0-0 col Milan, però insomma anche all'andata mancava Osimhen. Sì, sì, so. Sì, anche se il Milan giocò molto bene, speriamo che non sia quello lì il Milan. No, vedi, anche il Milan era in grandissima condizione, il Napoli era senza Osimhen, il Napoli fece una grande partita, il Napoli non rubò nulla, che poi se il Milan avesse vinto, se la partita... No dai, è una partita che come era andata... La traversa di Kalulu, si è dimenticata, le parate di Meret. No, dai. Umberto, Meret sta là per sparare, ok? Dopodiché il Napoli giocò bene, creò un paio, due, tre occasioni e fu bravo a sfruttare. No, ma il Milan non giocò male, però il Milan giocò un po' meglio. Il Milan fece una buonissima partita. Il pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto, però non avrebbe rubato il Milan se avesse vinto. No, ma sono quelle partite che chi segna vince, ma non c'è furto, diciamo così, da un punto di vista del gioco. Vabbè, insomma, il Milan ha perso lo hai dichiarato che la Champions non ti interessa, hai eliminato 3/4 dell'intervista, andiamo avanti. No, beh, non ho detto che la Champions non ci tengo particolarmente. Comunque. E poi non ti posso manco dire che stai ubriaco perché tu non bevi fondamentalmente. No, è tutta produzione endogena a me, quindi... è roba tua proprio. Sì. Senti, beh, ma ricordiamolo, tu sei stato un grandissimo amico di Carmine Tascone, davvero grandissimo. Quante volte ha litigato da solo con te? Sì, Carmine aveva questa straordinaria qualità che ricordavamo con Tommy Mandato, che lui litigava da solo. Cioè ti comunicava che aveva litigato con te e tu non lo sapevi. No, ma anche in televisione qualche volta io dicevo una cosa, lui si offendeva e rispondeva tutt'altre cose, su una cosa che io non avevo detto. Perché Carmine aveva un grande pregio. Cioè lui non, se ti doveva dire una cosa la diceva in faccia. Dopodiché... Ma poi era un temporale, gli passava dopo 2 minuti proprio. No, assolutamente. Poi tieni presente che lui, per sua esplicita ammissione, lui ha studiato sull'Università del Marciapiede. Sì. La mancanza di cultura l'ha portato a fare certe cose. Lui, la cosa che mi dava fastidio di Carmine è che spesso l'immagine che si aveva, che lui dava di se stesso, era molto peggiore di quella che lui era in realtà. È vero. Questo fa parte della cultura, perché lui era convinto che per ottenere certi risultati dovesse comportarsi in un certo modo, anche se... Ma lui era convinto che doveva passare per uno cattivo, doveva passare, perché così lo rispettavano. Se tu parli con qualcuno, quello era un camorrista. Io, tra le tante frequentazioni che ho avuto con Carmine, ti posso dire con certezza che lui tutto era tranne che un camorrista. No, non lo era affatto. Poi gli piaceva che la gente lo pensasse, perché nella sua cultura essere un camorrista poteva essere importante. Però lui ha avuto la capacità di... Camorrista nei comportamenti, non appartenente alle famiglie, che sia chiaro. Ma guarda, il problema di Carmine, sai qual è? Che lui lasciava anche credere, immaginare alla gente, che lui gli piaceva questo concetto. Gli piaceva far paura. Sì. Di Carmine tutto si può dire tranne che lo fosse, e ti dico un'altra cosa, Carmine è stato uno che non l'ho mai visto giocare, quindi non ti so dire come qualche amichevole che abbiamo fatto che ti ha preso pure in giro, sì, vabbè, perché aveva una tecnica notevole. Lascia il tempo che trova. Sì, ma giocava a 50-60 anni con una tecnica da paura. Sì, però sai, nel calcio la tecnica è importante, però
Dopodiché, come allenatore, mi hanno raccontato che come giocatore era molto cattivello, era insidioso, era un cascatore, era uno che è pesato... questo papà, questo non ho nessun tipo di remora a crederci, sai, è normale che Carmine fosse così come calciatore. Liberato, ma ricordi un aneddoto in particolare che ti lega a Carmine, qualcuno che vuoi condividere con noi? No, ti ricordo di Carmine, ho 10.000 ricordi, no? Certo. Ti racconto una cosa che mi ha raccontato lui, poi non so se è vero o meno, certo. Una partita che lui doveva giocare e dopo 3 minuti l'allenatore avversario, non doveva giocare, era allenatore, l'allenatore avversario cambiò il portiere, si gioca a Carmine, te l'è cattata, a chi? E Carmine non disse niente. Dopo 5 minuti disse, ma te l'è cattata, proprio portiere riserva. Per dirti, lui aveva questa grandissima capacità di muoversi borderline, però è stato un personaggio straordinario. Dai, ma Castellammare fece una cosa clamorosa, ruppe il braccio a un solo giocatore per piarsi la partita vinta 3-0 a tavolino. Annola credo che fosse, credo a Castellammare me lo disse, lui me lo racconto pubblicamente, e se è un mattone gli spommi, ruppe il braccio, dice così ci pigliamo i punti perché a tavolino. Lui provocò l'allenatore Claudio Tobia della squadra avversaria per tutto il tempo, alla fine ottenne quello che voleva, cioè trovare un'ala di tifosi che lo contestarono l'arrivo suo e della squadra allo stadio, quindi lui ruppe il braccio al suo giocatore e poi disse vicino all'arbitro questo è stato aggredito, c'è fuori confusione e bella partita, vinta a tavolino. Poi faceva cose assurde, però era un personaggio, però di calcio ne capiva tanto, Vedi, lui ha avuto l'intelligenza di inventare un mestiere. Quando parli con lui, quando parlavi con lui, mo dico sempre quando parli con lui, io mi ricordo sempre la sua telefonata, lui ti spiega, pronti? Amiche mie! E comunque, quando parlavi con lui, lui diceva che il problema del calcio non era Tascuna, ma erano i tasconcini. Cioè quei personaggi... È vero, i tasconcini! Quei personaggi che erano nati sulla sua ombra, che provavano ad imitarlo e che facevano guai, no? Tra i personaggi di pure gente che era capace, che ha vinto calcio. Però è vero, lui ha inventato un mestiere, lui mi ha raccontato che ancora era calciatore e capì che per fare i soldi avrebbe dovuto comprare e vendere i giocatori. Poi lui è stato in questo era proprio maestro, era capacissimo, assolutamente. Io ricordo che mandò in Sicilia un pompiere spacciandolo per centravanti, questo fece 2 gol e fu portato in trionfo, poi non segnò mai più e lo cacciarono lui aveva la grande capacità di tenere li pagava, ok, allenavano o non allenavano, lui li pagava. È chiaro che quando questi andavano, poi lui gli trovava la squadra, prendevano i giocatori che voleva lui, chiaro. Questa era... Ma queste sono cose che io dico adesso perché lui le ha dette, ma sono cose che poi hanno tentato di fare in tanti e non tutti ci sono riusciti. E quindi tu hai imparato a fare il bandito pure tu? Io non ho imparato a fare il bandito. Io ti dico che però, vedi, la cosa più importante nel mondo del calcio che ha fatto Carmine è stata la Miano Promotion, una squadra che vince 2 titoli per 2 anni consecutivi lo scudetto giovanissimi. Cioè vince 2 anni consecutivi lo scudetto giovanissimi, vuol dire... A quei livelli tu la cambi tutta la squadra, sono ragazzini di 14-15 anni. Sì, è una squadra completamente diversa. La devi cambiare obbligatoriamente. E lui per 2 anni consecutivi ha vinto il titolo nazionale, cioè lo scudetto, il titolo nazionale. E se ne è venduti tutti, ne è piazzati tutti tra Serie A, B e C, tutti e 15-16 per 2 anni di seguito. Lui non aveva la scuola calcio, lui faceva veramente calcio a livello agonistico. Lui, sì, adesso faceva, lui andava a pigliare dalle scuole calcio i migliori e faceva agonistica. Lui li pagava. Perché poi c'è da dire una cosa di Carmine. Carmine ha sempre onorato tutti i suoi impegni. È bene. Anche quando ti diceva qualcosa e trovava una pubblicità, la trovava, poi lui ti dava i soldi, non ti lasciava a piedi. E da questo punto di vista è stato... No, devo dire, io lo chiamavo bandito e lui rideva con questo sorriso banditesco, effettivamente. No, vabbè, ma è stato un personaggio d'altri tempi, lui, Rambone, hanno rappresentato un altro calcio, un'altra storia. Purtroppo lui sicuramente era l'espressione di un altro calcio, un calcio che lui aveva contribuito a creare, però attenzione. Sì, è stato protagonista assoluto, assoluto. Anche perché per esempio lui la gente non ha idea di quanto potere, di quanto ha fatto in campagna gente come lui. Allora, lui dice che ha venduto lui Ciro Ferrara al Napoli, ok, Ciro Ferrara con la sua squadra non ha mai giocato, che giocava con il Vomero di Antonio giocava Vazziano. Col Vomero, sì, effettivamente. Però al momento di venderlo
lui si mise in mezzo e fece l'operazione. No, ma lui ha fatto Ferrara, ha fatto Bruscolotti, ne ha fatti, dai. Babbo, no, insomma, abbiamo appurato che tu sei concentrato sul campionato e vinciamo sto scudetto, va. Umberto, per adesso vinciamo lo scudetto, poi dopo, sai, una volta vinto lo scudetto. L'appetito viene mangiando. Io ho fatto un calcolo che potrebbe capitare domenica 30 aprile. Il Napoli giocherà a 29 aprile. Il giorno dopo ci sta Inter-Lazio e secondo me succederà là, che poi sarà divertente perché uno scudetto vinto alla mezza alle 2 si porterà. Preferisco Gopporraù. Scudetto con Gopporraù. A posto. No, vabbè, e ci fa piacere, ci quel piace. Quel giorno mangeremo alle 11, dai, per tenerci pronti per la festa, no? Perché prima di mangiare io non posso scendere per strada, chiaramente. Ah, okay. Però non posso evitare di fare festa, che poi dopo 33 anni, è vero che nel 2018 abbiamo vinto lo scudetto al netto del doping arbitrale. Esattamente. Però quello non l'abbiamo festeggiato, Babbo. Grazie Liberato Ferrara per essere stato con noi. Ciao Liberato. Ciao Umberto, ciao a tutti. Velocissimamente andiamo su un altro ospite non siamo riusciti a collegarlo, ma credo che adesso lo facciamo a volo perché abbiamo tempi contingentati. Il generale ci sta cercando di farsi perdonare, capito? Perché oggi è cattivissimo e dispettoso. Ma sta tutto in nero, sta total black. Total black anche oggi. Buongiorno e il benvenuto a Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli. Ciao Gigi, ben trovato. Ben trovati a voi. Senti, ieri abbiamo intervistato Graffiedi, che parlava Mattia, ragazzo simpaticissimo, sì. Molto estroverso. Ora allena, è anche lui allenatore. Ah, bene. Sta allenando a Forlì. Ah, mi piacerebbe sentirlo. Infatti parlava molto bene di te, di quell'annata che fu sfortunata alla fine, ma fu una grande stagione senza società. Oggi invece pare che insomma Napoli sia una delle società più solide d'Italia. Si è fatto male Osimhen, hai saputo? No. Come si è fatto male Osimhen? Distrazione, ha avuto un accertamento, lesione distrattiva. All'adduttore. All'adduttore. Sinistro. Lui si toccava sempre. Evidentemente qualcosa... Vabbè, salta Milan e Lecce sicuro, non si sa per la Champions, la settimana prossima fa accertamenti e si capirà. Il Napoli all'andata ha vinto con Raspadori e Simeone, non c'era Osimhen. È quello che vi stavo dicendo. Spero che tutti se lo ricordino e che quindi non ci si pianga addosso. Insomma. Ma in questa tripla sfida? Tripla con sfida. Il Milan conta secondo te più la testa o la condizione fisica? Conta tutto, e il Napoli ha tutto. Una cosa non può esistere senza l'altra. La condizione fisica è anche migliore di quella che dovrebbe essere a questo punto del campionato in virtù di un entusiasmo, quindi perché per testa si intende anche questo, di una condizione appunto mentale, autostima, eccetera, meccanismi che funzionano. Anche la condizione fisica appare, anche perché il Napoli fa sudare la palla più che i giocatori, no? Appunto, poi è una squadra che gestisce la partita, quindi molto spesso però tu mi devi spiegare una cosa da allenatore, perché io ti ho chiamato con questa idea. Come si gestiscono tre partite così, una di campionato e due di Champions a fila? Cioè, come l'allenatore deve provare a prepararle? Cioè, la prima gli diamo una mazzata così li demoralizziamo, oppure la prima mischio le carte? Non funziona così, né mischio le carte, anche perché c'è poco da mischiare. Oggi tutti conoscono tutto di tutti, perché... C'è un'attività di studio totalizzante. Insomma. E come si fa? Raccontaci. Ma rimanendo se stessi e contando sulle proprie certezze, sulle proprie conoscenze. C'è una partita per volta, come se le altre non esistessero. Una partita per volta, rafforzando le proprie conoscenze, perché... Se tu sei forte nelle tue conoscenze, poi è sempre l'avversario che ti deve inseguire, che si deve adeguare a te.
Però il Milan queste tre partite le deve giocare alla morte, tutte e tre. Alla morte è un modo di dire bruttino, ma insomma è chiaro che si intende. Perché il Napoli che farà? No, nel senso che il Milan in campionato, i tre punti per il Milan sono importantissimi, perché rischia di andare fuori dalla Champions. Ma il Napoli ha un vantaggio che può gestire, se pareggia non succede niente di male, voglio dire. No Umberto, non gestisce, perché se il Napoli vince crea un fosso ancora più ampio e quindi può fare un record. Quindi le motivazioni sono identiche per te? Assolutamente identiche, assolutamente, con una differenza, che il Napoli ha la forza della la leggerezza della sua condizione, il Milan no, il Milan deve per forza far risultato, perché è un obiettivo importante, altrimenti rischia pure di essere fuori dal discorso. E la storia poi in Champions scende in campo? Il blasone fa gol? No, sia in campionato che in qualsiasi manifestazione il blasone ha una sua importanza, ma non è determinante. C'è un Milan che c'ha Maldini che ne ha vinte 5. Ma certamente Maldini aiuta l'allenatore, aiuta i giocatori a riflettere, ad affrontare meglio questo momento, questa situazione, ma poi dopo in campo si azzera tutto. E in campo il divario si azzera quando è doppio confronto di Champions? Guarda, il divario quando c'è esiste. Che cosa significa si azzera? Non è che si può azzerare un qualcosa che si è dimostrato poi in tutto il campionato, in un confronto continuo, soprattutto quando si incontrano due squadre dello stesso campionato. Però in un doppio confronto c'è il rischio, quello sì, che magari una partita nasce storta, commetti degli errori, la senti troppo e magari rischi di sbagliarla. Ma però tu sei un ottimista, mi pare che tu sei ottimista, perché vedi un Napoli. Ma le risposte che il Napoli ha dato in tutto l'anno, e anche ultimamente, vedete, voi diciamo, voi giornalisti un po' tifosi spesso parlate e pensate, dice, ma il Napoli in effetti deve gestire la situazione eccetera. Invece un allenatore non ragiona così, certo, perché è nel momento in cui dice ai suoi giocatori di gestire la situazione, allora tutto quello che ha detto fino ad allora perde di valore. Non e quindi a quel punto lui perde di credibilità nei confronti della squadra e si rovina il giocattolo. L'allenatore deve essere sempre coerente, se ha espresso dei concetti li deve esprimere fino all'ultimo momento dell'ultima partita di qualsiasi competizione sia, perché i giocatori sono allenati per andare al massimo sempre. Bene, bene, quindi tu dopo il sorteggio sei abbastanza fiducioso che Napoli possa arrivare fin dove era impensabile fino a poco fa. Ma Umberto, parliamoci chiaro, insomma, chi l'avrebbe quando ti ricapita di evitare tutti quei mossi sacri? Dopodiché è vero, tutti pensiamo come Spalletti che le partite sono sempre difficili contro qualsiasi tipo di avversario. Siamo ai quarti di Champions, siamo ai quarti di Champions e gli avversari sono tutti forti come te. Però è anche vero che poi va analizzato il momento di ogni squadra, ed è un conto è affrontare il Milan, è un conto è affrontare il Manchester City, è un conto è affrontare il Bayern Monaco, obiettivamente. Senti, ma se tu avessi avuto Stellone in condizioni buone quell'anno, con quanti punti vincevi il campionato? Avremmo vinto il campionato, avremmo creato la storia. Sarebbe cambiato tutto, eh? Sarebbe cambiato tutto, una rinascita. Napoli non sarebbe fallito, perché io avevo in testa un progetto importante. E avrei avuto la forza della vittoria del campionato e anche le condizioni economiche che mi permettevano di portarlo
con tutti i collaboratori di allora fino certo che Roberto Stellone in quel periodo lì era uno degli attaccanti più forti d'Italia. Fece due mesi finché è stato bene, due mesi stratosferici. Ma vedi, anche Mattia Graffieri veniva da faceva buoni movimenti, solo che non segnava mai. Era un bravo, però veniva da un anno e mezzo di inattività, perché lui aveva preso il Milan, era una promessa, però si fece subito male al ginocchio, stette un anno e mezzo fermo. Io ricordo che dissi a Gigi Bavarese che mi serviva un attaccante e che di non permettersi di prendere un altro malato, perché già ce ne avevamo troppi, e lui mi disse va bene. Poi si presentò al campo Mattia Graffieri e Pavarese non lo vidi per un paio di settimane. Girava a largo. Sì. Ma tu avevi anche un altro big sempre infortunato, Vidigal, che era un importante. Sì. Mi ricordo Vidigal fu straordinario, perché eravamo a Benevento. Era un po' come Anghissà, no. Vidigal. Sì, bravo. Ed eravamo a Benevento, dovevamo giocare col Crotone e non riuscivamo a fare 11. Mamma mia! E lui gli chiesi: amico, devi andare in campo, devi fare di necessità virtù, devi dimostrare. Fu bravo, mi disse: non ti preoccupare, ok, ci sono, aiuto. Andiamo in campo, pareggiamo la partita, ma con molta difficoltà, però fu un bel gesto davvero. Vabbè, quel gruppo, ecco, poi era molto legato a te, Baccini, il capitano, veramente molto legato. Ringraziamo Gigi De Canio, dobbiamo chiudere. Grazie a Gigi De Canio per essere stato con noi. Grazie Gigi. A voi, ciao a tutti. A presto, ciao. Il generale ci dice di fuggire, volare alla velocità della luce. Perché adesso dobbiamo indagare il dramma degli ultimi secondi. Questo è un nuovo libro che stiamo per scrivere. Pubblicità e poi torniamo con Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale. Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi, 7 dannati e irrazionali secondi, per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor, da 31.500 euro. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor, scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te, 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. 14:45, ultimo quarto d'ora insieme con Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale. Do il benvenuto al nostro ultimo ospite per la puntata di oggi, che è Fabio Morra, addetto stampa del Napoli Futsal. Ciao Fabio. Buongiorno a voi. Fabio, mi è arrivata notizia che la federazione, la divisione italiana gioco calcio 5, ha stabilito che le partite dureranno 19:50 a tempo, per cui il Napoli Futsal ha recuperato 4 punti subito. Perché gli ultimi 10 secondi vengono aboliti. Caspita, 6 secondi dalla fine e l'Olympus viene a pareggio a Napoli. Partita già vinta. Addirittura a Catania a 3 secondi dalla fine. Eh sì, purtroppo ci manca la parola giusta, è proprio la cazzimma a questa squadra. Come rimonta da 2-0 a 3-2, tutto a posto, superiorità numerica, 3 secondi bisognava resistere.
Sì, dice, ti ripeto, è un momento completamente negativo, considera che poi lì hanno giocato anche senza Rillo e Fortino, quindi era la prima senza il nuovo allenatore Marin, con ovviamente Nicola che in questo momento Ferri dice che è un traghettatore in attesa del nuovo allenatore, però peccato perché era una vittoria contro una squadra in salute, venivano 3 vittorie consecutive, il Meta Catania, avevamo fatto una bella rimonta, se lo meritavano i ragazzi, però questo è lo sport... cattivo tra virgolette, per non usare un'altra parola, e quindi bisogna essere attenti fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo secondo. È stata una situazione di gioco tipica del Fuzza col power play, avevano difeso anche abbastanza bene, poi la giocata, la carambola, il palo, cioè no, neanche una deviazione gli va bene in questo momento. Sì, bisogna anche dire che Pietrangelo ha fatto una partita strepitosa, eh? sì no, il Napoli però comunque ha creato, ci mancherebbe, molto anche Napoli. Il portiere del Meta sì come sì, no sì, perciò ti dico è un Napoli che continua ad avere sicuramente qualche problema, e ovviamente questo sarà compito di chi arriverà. Comunque gli arbitri avevano ragione, gli arbitri avevano ragione, il gol fantasma non era fantasma, era entrata la palla del Catania, e il rigore per il Napoli era nettissimo. Sì, perché poi alla fine sono sempre situazioni al limite, quindi nel caso 5 non c'è il VAR, il gioco è velocissimo anche con due arbitri. Ci vorrebbe il VAR, no? Ti sembra? Ma magari sì, tipo la chiamata, almeno un paio di chiamate a squadre a tempo, cioè, oggi con tutta la tecnologia che c'è, soprattutto il fatto che ti fanno le riprese anche nel futsal, credo quasi per tutti i club col bicamera, quindi mettere un monitor in più per l'arbitro a disposizione potrebbe essere simpatico, però magari ci arriveremo strada facendo. Sta di fatto che comunque era fondamentale almeno la reazione, no, si è mantenuta la testa della classifica, cioè questo dato, sì, perché poi alla fine sì, ora con rientro di Fortini a Rillo, la, diciamo, la seconda vera prova del 9 arriva con lo scontro diretto con la Feldi, dove che può scavalcare il Napoli. Sì, se una vittoria potrebbe scavalcare il Napoli, però con una vittoria il Napoli cambierebbe veramente completamente volto a questa stagione, in questo periodo, perché diciamo che tradizionalmente Ebori è anche un campo abbastanza favorevole al Napoli, perché Napoli è uscito sempre con un risultato positivo negli ultimi anni. Quando si gioca? Si gioca, questa partita si gioca a dispetto, diciamo, delle gare tradizionalmente casalinghe della Feldi, che sono il venerdì, ovviamente con l'impegno infrasettimanale del Napoli sarà spostata a sabato alle 20:30, quindi si giocherà di sabato al Palasele. Anche la Feldi ovviamente ha voglia di riscatto, perché è stata eliminata in semifinale di Coppa Italia da Piazza Giuseppe, questo è in dubbio, però vediamo, perché ripeto, il Napoli secondo me in questo momento... Ma il centravanti, che sei il centravanti, il pivot che si è infortunato, il brasiliano... ci sarà o no? Non so se recupera francamente in extremis. Quello è forte. Quello è forte, sì. Cioè, di fatto che la Feldi, la dimostrazione di questo campionato è che il Napoli deve essere, anche il Napoli deve essere al completo e con la testa giusta. Guglielmao, però c'è anche un altro pivot molto forte, pure fisico. No, la Feldi ha quei due giocatori, Guglielmo e Luisinho, che sono i due giocatori che fanno la differenza. Se loro sono in partita, la partita cambia. A differenza di questo, vedi, il discorso che facciamo poi anche su San Giuseppe, che adesso tra l'altro si giocherà la Coppa della Divisione, anche la finale. Il San Giuseppe invece, paradossalmente, forse rispetto a Napoli e Feldi, anche a qualcun'altra, è più squadra. Che poi San Giuseppe ha dei giocatori di grande esperienza. È una squadra pericolosissima. In tutti i ruoli. Io lo dico da mesi, è una squadra sottovalutatissima, perché magari a qualche se vai ai playoff è una mina vagante proprio. No, ma se vai ai playoff, perché noi guardiamo semplicemente la classifica in questo momento, ma la classifica conta zero, cioè questo campionato arrivi primo o arrivi settimo sarà importante. L'LB84 vince a Napoli, Pescara vince a Empoli, sarà importante proprio, ma solo sulla virtualmente, perché hai quella gara in più che ti vuoi giocare in casa, ma secondo me, ripeto, guarda, il mio primo campionato che seguo tutte le settimane, quindi non conoscevo tutti i giocatori, ma posso dire che ci sono almeno 10 squadre che hanno giocatori che possono vincere la partita da soli, tutte. Ma sì, anche perché se poi si è livellato molto col discorso, ogni squadra ha 2-3 fenomeni dentro. Si è livellato molto, ti ripeto, questo campionato. E ho visto un livello portieri molto alto, devo dire, mi ha sorpreso. Molto alto, assolutamente. Molto alto, sì, sempre sì. Portiere nazionale, cioè conterà come ci si arriva lì. Ora è importante per il morale. Senti, ma Ferri sarà in panchina, Eboli o arriva prima il tecnico?
No, no, Ferri sarà ancora in panchina, il tecnico dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, però il, c'è qualche pista calda? Facciamo anticipazioni, sì, sì, sì. No, no, c'è qualche pista calda, estera. Questo estera, lo possiamo estera, dire. Sì, sì, assolutamente. Estera, un estero che parla italiano o un estero che non parla italiano? No, no, è un estero che non parla italiano, quindi ah. È un estero che bisogna che si dovrebbe adattare facilmente, che comunque dovrebbe avere grande esperienza. Nel momento in cui sarà ufficiale, poi ovvio, poi lo diremo, però sarà... Sicuramente sarà difficile anche per chi arriverà. Poi diciamo poi, chiaramente che lo spagnolo e l'italiano si somigliano parecchio, è facile. Sì, sì, però comunque in questo momento deve essere un allenatore che non può, come dire, trovare le scuse del tempo, nel senso che ha una squadra forte, deve dare la sua identità in uno spazio brevissimo, e credo che a questo punto del campionato debba preparare questa squadra con le sue idee, soprattutto per i playoff, ti ripeto, perché sarà importante magari mantenere adesso la classifica, però sarà importantissimo che questa squadra abbia una sua identità ben precisa nei playoff di squadra. Comunque devi dire a Salas che mi deve dare un po' del premio partita. Non ho capito. Aspetta, devi dire a Salas, al Ciolito, che mi deve dare un pezzetto di prima partita, perché io gli ho scritto come in prota, ha spiegato come si tirano i rigori, e lui ha fatto così. Quello... Assolutamente. Ha tirato proprio alla Gianni in prota, basso, preciso, finalmente un rigore come si deve. È una grande pecca pure quella quest'anno, mamma mia, speriamo di non finire mai i rigori. Sì, è vero, quest'anno male sui rigori. Noi abbiamo avuto un momento di stagione, Chiarillo toccava una palla, faceva due gol, adesso è un po' di tempo che non trova la porta. Sì, ma anche De Luca nell'ultimo tempo diciamo non trova i gol, perciò ti dico è una situazione. La Fini ha fatto un grande gol invece. No, ma vedi, speriamo che sembra essere adesso il momento buono di Rafinha, che magari nella parte iniziale di stagione era un po' appannato, perciò è una squadra che deve essere totale nel suo rendimento, quindi speriamo che questa parte finale di stagione restituisca ai giocatori. Perché quella fase difensiva è così peggiorata? Inizialmente era fortissimo il Napoli nella fase difensiva. Ma la fase difensiva nel calcio 5 lo sai benissimo che non dipende mai da un singolo, ma dipende sempre dal gioco collettivo, e quindi sicuramente sono mancati un po' i punti di riferimento, probabilmente qualche distrazione di troppo. È una squadra per esempio Salas ha fatto fare un gol a loro che non è da Salas. Ma gli errori, il discorso è che gli errori fanno tutti, questo è il problema, cioè le distrazioni, anche il gol di che ha rilanciato Pesaro poi con quell'intervento di Onorio scomposto prima a chiudere, e sono tutti giocatori che hanno anni e anni di vita. Parliamo di gente come Salas e Onorio che sono proprio che i hanno più vinto esperti scudetti, esatto, perciò ti dico, quindi sono loro che devono, è normale che parliamo comunque di un ragazzo tra virgolette di 40 anni, che Onorio non è un ragazzino, però ci si aspetta da lui in determinati contesti, quando sarà, che faccia l'Onorio che conosciamo e che faccia la differenza. Ti sento fiducioso per Eboli. Sì, temevi più Catania? Sì, ti dico la verità, temevo molto il più Catania, anche per, francamente, per le assenze, perché poi non si può negare che se lasci due giocatori come Arillo e Fortino e con Voluto che ancora doveva recuperare per tutto, non era facile. Però ti dico, ad Eboli io credo che rivedremo il vero Napoli, secondo me rivedremo la squadra che ha fatto il grande giro d'andata, e secondo me... A Nicola però a Ferri lo ricoverate dopo, perché in panchina s'agita assai. Sì, vabbè, ci sta. È anche un giusto premio a tutti i sacrifici che ha fatto Nicola in questi anni. Questo è bellissima la sua storia, panchina fantastica. Sì, come sì, no. Assolutamente. Va bene, allora in bocca al lupo, eliminiamo gli ultimi 10 secondi dalla partita perché non se ne può più. Assolutamente. Magari a 2 secondi dalla fine fanno il gol vittoria, la nemesi storica. Sarebbe anche ora che era una partita in così. Beh, c'è stata una partita che ha ribaltato negli ultimi 2 minuti, mi ricordo. Sì, negli ultimi 2 minuti sì, è capitato a Pomezia. A Pomezia. A volte c'è andato vicino come con la Came. Però diciamo sono più sfortunato che altro in altre situazioni. Le ultime 3 partite a 6 secondi, a 3 secondi, 4 punti buttati così, 4 punti. Chi puoi fare? Va bene. Senti, ma il Toro
che niente, cioè arriva nelle coppe, tu che dici? No, che deve arrivare nelle coppe? Il Toro farà il campionato che vuole Cairo da 20 anni, il limbo del decimo posto. Cairo detto difficile. Presidente limbo. Sì, sta bene lì, sta bene lì. Sì. Però no, diventerà la prima squadra cittadina. Gli alberghi fuori non vuole cacciare i soldi. Sì, vabbè, quello a breve, perché con la Juve che ripartirà dall'eccellenza, sicuramente sarà... dall'eccellenza, vabbè. Ti saluto, grazie. Grazie. Ciao, Mario. Ciao. Allora, dove sei, Tigre? La Tigre sta qua, adesso serve proprio, una Tigre. Che dici? Generale, ho letto volante un messaggio di Filena, è una degli ultimi, che è positivo, io infatti voglio... anziché piangerci addosso, Filena parola, mio figlio mi ha detto una cosa bellissima, testuali parole: i primi due scudetti ce li ha regalati Maradona, che era argentino, forse il destino vuole che sia un altro argentino a timbrare la vittoria del campionato, il Ciolito, mi fido. Amen, si dice amen, così sia, traduzione. Assolutamente sì. Pasquale Capri, una domanda per Umberto: è possibile sperimentare Elmas o Lozano attaccante? No, ovviamente no. Giocano ora Spadori o Simeone, più facilmente giocherà Spadori titolare un'altra volta come l'è andata. Elmas può fare il vice Kvaratskhelia, perfino il vice a destra, il vice Zielinski, ma non centravanti. E Lozano centravanti era un'idea di Ancelotti, ma come seconda punta. In emergenza lui al limite può fare la prima punta, ma Elmas sicuramente no. Altro messaggio. Allora, Mario D'Alessandro: Chiariello, le curve a Monaco costano 70 euro. Ragazzi, mo pensate alle curve e sono molto meno care che a Napoli. Guarda il contratto base dei metalmeccanici tedeschi e il nostro, guarda le garanzie e i diritti allora, dei rispettivi. Non è proprio così. Le curve a Monaco costano in campionato. Allora, il settore blu, quello in alto, che è quello meno buono, costa in campionato 40 euro, in Champions costa 70 euro. Il settore quello buono, che corrisponde alla nostra curva anello superiore, che è molto meglio lì perché lo stadio è più bello, costa 50 in campionato, 100 euro in Champions, costa 100 euro. Allora, quello che per noi è 90 euro l'anello superiore, lì costa 100. E che nell'anello inferiore non ci esiste l'anello inferiore, ma esiste la standing zone, che è quella dove vanno i gruppi organizzati, che costa in maniera popolare. Ma la curva, per come ce l'abbiamo noi, costa 100 euro. Quella poi che sta sopra, che sarebbe il terzo anello, che da noi è chiuso, costa 70 euro. Altro messaggio, Salvatore Dettori: comunque una giusta osservazione che Simeone giocherà con ancora più furore agonistico. Ma Simeone si impegna al massimo sempre. In campo dall'anima. Faccio real: uomini forti, uomini deboli. L'infortunio di Osi farà sì che l'attenzione salirà al massimo. E se è stato fatto a tavolino tutto questo prima della Champions? Non scherziamo. Però dice una cosa giusta: se toglie sicuramente molto al Napoli l'infortunio di Osimhen in questo breve periodo, speriamo che sia breve, soprattutto questa è la speranza, certamente alza il livello di attenzione di tutti gli altri. Assolutamente. Paolo Giusti: Zazzaroni da Napoli, quindi ok, riporta una dichiarazione di Ivan, da Napoli mi assicurano che Osimhen giocherà l'andata di Champions. Se lo dice Ivan, che normalmente è uno molto ben informato, io ci credo. E speriamo appunto che sia così. Sempre Paolo Giusti: salve, se ricordate bene, Osimhen nelle ultime gare aveva già qualche problemino. Infatti sì, qualche volta Spalletti l'ha sostituito, l'ha detto prima Umberto. Non si è fatta la dovuta prevenzione, non sarebbe dovuto partire. Ma non è facile fermarli, non avete proprio idea come è complicato. Lui a Sassuolo, infatti, è uscito toccandosi la gamba a 6 minuti dalla fine, poi disse che andava tutto bene, ma era da un po' che gli si toccava la gamba. Nome nazionali sono terribili. O Napoli: rimanere concentrati in Champions e lasciare un po' da parte il campionato. Per esempio, contro la Juve potrebbe giocare Gollini, Ostigard, Elmas, Dombele, e se rientra Osimhen farei giocare Raspa, quindi Raspadori. Contro la Juve? Che c'entra la Juve? Contro il Milan? Credo che infatti ci sia stato un lapsus da parte di adesso. Sì.
Penso di la, sì. La Juve il 23 aprile ha cose fatte. Perché noi giochiamo... Sì, secondo me ha avuto un lapsus, voleva dire è andato in ansia. Allora, la Juve ce l'abbiamo in bocca sempre. Sempre. Comunque ragazzi, mani incrociate che l'occhio sono peggio di scoppettate. Esattamente. Esattamente. La toccatina al corno qui, gigante. È fondamentale. Noi adesso ci dobbiamo salutare, ringraziamo il nostro generale. Ma perché fatto arrabbiare Total Black? Total Black dice Kamakura. Vabbè, dice Total Black. Dobbiamo. Infatti un Napoli ha risposto, scusate, il Milan aveva avuto un lapsus sul nostro radio telespettatore. Dobbiamo chiudere. Ciao Umberto, a domani. Dalle 12 domani, dalle 12 però, alle 14. Perfetto. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è stato presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta. E un calcio alla radio, come sapete, il sabato va in onda dalle 12 alle 14, ovviamente su Radio Napoli Centrale. Grazie per essere stati con noi anche oggi e a domani.